giovedì 16 pomeriggio, perché con tutte le prescrizioni che ci sono state, poi convincere il comitato regionale a farci avere questo evento è stato abbastanza faticoso, però ci siamo riusciti. Sei emozionato? Dopo oltre 4 mesi di lockdown si torna a gareggiare? Sì, sono contento per il ritorno dell'atletica, l'atletica quella che conta, l'atletica in pista. Dicevo, è stato difficile perché questa manifestazione è prettamente giovanile ed è la prima manifestazione nazionale a livello giovanile di ragazzini. Per questo è stato un po' problematico organizzare questo evento, però fortunatamente ci sono riuscito. Hai fatto ripulire anche la pista? Sì, perché col brutto tempo che c'è stato, col vento forte, ormai la pista ci stavano detriti, rami di alberi, quindi pure per i ragazzi non era bello vedere una bella struttura così un po' malandata, però se è il clima, bisogna accettarlo. Non solo, però la pista, lavori di manutenzione anche all'esterno del Campogoni a breve. Sì, insieme all'amministrazione comunale stiamo collaborando per tenere questo campo nel modo migliore, perché conviene a tutti, sia a loro ma soprattutto a noi dirigenti e atleti, per usarlo per le manifestazioni. Quello del 16 luglio sarà l'unico evento estivo o ci saranno altri? Penso che qualche altra manifestazione prima di agosto riusciamo ad averla.